ancora Cabrera che ha spazio, arriva fino alla tre quarti, poi apre sulla destra, preciso per Yavara che intende la di rigore. Yavara lo si mangia il... Cabrera, linea centrale di passaggio. Poi ripeto di Durazzo che il secondo tempo, un episodio nell'area di rigore del Villalba. Adesso Durazzo prova a mettere questo pallone in mezzo, diventa buono per Diallo. Ancora una volta Galliano si è prodigato in un volo. Alessandrini molto bene, insiste su di lui Cabrera che alla fine gli tocca. Per tutta la partita, ma questo vale anche per Tor Sapienza sicuramente, però hanno recuperato una quantità di palloni infinita. Ancora un'altra, questa presa da Vitarelli, ecco il contropiede, 2 contro 4, Vitarelli in verticale per Akraghi, forse un po' troppo lunga, non ci riesco Gamiglio, Akraghi è solo! Ottimo l'intervento in scivolata, una parata, salva risultato in scivolata. Una girandola di cambi per il Villalba, dovrà aspettare la prossima interruzione, intanto il Formia non si ferma. Martino, Martino, io di geometrie, primo tempo molto bloccato da questo punto di vista con Forme e Vicovaro che non si sono chissà che non abbia sistemato la difesa a 4. Gioia, intanto Durazzo non ci arriva, anticipo di Adico, allontana Clementi, colpo di testa di Cabrera, ancora Clementi, Aglietti davanti a cercare ancora la ghigna, Cabrera di testa nella zona però di casa. Si allontana, Miscovici allora va dentro il colpo di testa e la palla che finisce in porta e il gol ancora di Joaquin Cabrera, il 3-1 della Formia. Ancora Miscovici, palla sul secondo palo, il colpo di testa di Cabrera e il gol alla fine la mette dentro il capitano all'ultimo secondo del quarto minuto di recupero. Miscovici, palla profonda, il colpo di testa e il gol del 2-0, colpisce con il numero 6 Joaquin Cabrera al 40° minuto il Foglia. Pressing sull'impostazione di Lubrano, Miscovici si impegna, Palma riesce a tenere un pallone non semplicissimo in campo, Ragosta per tempo, però attenzione al contropiede, Chainas cerca questo pallone in mezzo intercettato bene da Martino, Diavara si lotta sulla tre quarti, Berisha finisce giù, prova a fare una sponda e non arriva neanche il fallo. Allora l'insieme che prova a ribaltare il fronte offensivo con Nappello e quello sulla fascia sinistra. La lotta al limite dell'area, allontana Camara ma alimenta ancora l'azione offensiva il Formia con Martino, palla in mezzo per Pesciò, il pallone che passa, allontanato dalla difesa, ancora però insieme Formia in possesso. Per me che dal punto di vista del possesso palla sicuramente ha avuto la...
Cabrera che avanza, davanti a lui c'è Cesani, preferisce andare profondo sulla fascia sinistra per Iavara che è scattato, riesce in qualche modo a superare l'avversario che poi lo mette giù, calcio di punizione. Verticale, buona per Cracchi sul mancino. Ah, Cracchi ancora in scivolata. Cabrera a dire di no al bomber a Cracchi. Incredibile. La densità lì, però, non si passa. Tante maglie giallo e arancio-verdi. Langiotti, verticale. Sbaglia il controllo. Prosperini regala ancora il pallone all'insieme.